Il mattone selvaggio di Portomigiano sbarca in Parlamento, così lo chiama il deputato del PD, nonché presidente onorario di Legambiente Ermete Realacci, nell'interrogazione a risposta scritta presentato lo scorso giovedì 9 febbraio ai ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e al ministro per gli affari regionali. A loro si chiede di intraprendere iniziative urgenti e di promuovere un apposito tavolo tecnico con la regione Puglia, al fine di tutelare dal cemento una delle zone più belle del Salento, la cui costa, specie quella interessata da questo progetto di sfruttamento spregiudicato, citiamo testualmente, viene spesso usata per pubblicizzare la bellezza di quell'area di Puglia. Realacci lo rimarca. Lo spunto arriva dalle associazioni ambientaliste del posto, dalla stampa locale, soprattutto arriva dall'attività della pagina Facebook del Comitato di tutela per Portomigiano. Questo luogo infatti è considerato l'esempio più eclatante dell'esasperato consumo di suolo in Puglia, già al quarto posto nella classifica nazionale per reati legati all'abusivismo edilizio e all'abusivismo sul demanio pubblico, come denunciato nel dossier Mare Mostrum di Goletta Verde. A finire nel mirino non sono solo i lavori da 3 milioni di euro di consolidamento del costone, sui quali i carabinieri del NOE hanno già acquisito tutta la documentazione e sui quali Legambiente Puglia ha già avuto modo di sollevare il dubbio che siano finalizzati alla realizzazione nella baia di un approdo turistico. Di mezzo c'è tutto il destino di Portomigiano e della serra che lo sovrasta. Caso limite di sfruttamento selvaggio di territorio, deturpamento, incuria e abuso edilizio, scrive Realacci, risulta essere il tentativo di costruzione, progetto peraltro incurante dei problemi di stabilità geologica della costa, di un complesso turistico residenziale esteso su 15 ettari lungo la provinciale per Vigna Castrisi e che prevede la realizzazione di 536 appartamenti, ristoranti, negozi, piscine, strutture sportive e tutte le opere di urbanizzazione connesse, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Una vasta opera di cementificazione di un lembo ancora incontaminato della costa adriatica, a ridosso del parco Otranto-Leuca. E il comparto 13, la cui procedura autorizzativa, benché in fase di stallo ora, è comunque stata sdoganata dalla doppia sentenza del TAR di Lecce dello scorso anno, perché, va assolutamente rimarcato, la sovrintendenza non ha rivisto, nei termini utili, il suo diniego paesaggistico, pure precedentemente argomentato. Un'immensa colata di cemento, se non fermata, mette in guardia il deputato del PD, ricoprirà l'area classificata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela in quanto presenta ancora intatta la sua originaria bellezza e forma. Per questo si invita il ministro per i beni e le attività culturali a verificare nuovamente l'idoneità paesaggistica del progetto, che pure dal punto di vista urbanistico avrebbe le carte in regola, perché previsione contenuta in un piano regolatore datato 1993, mai aggiornato e su cui comunque, se lo si volesse, potrebbe adottarsi una variante. Legambiente auspica che questa interrogazione costituisca il primo passo per un intervento diretto ed efficace delle istituzioni sulla questione, troppo a lungo ignorata, perlomeno per limitarne i danni, dichiarano Francesco Tarantini e Maurizio Manna, presidente e direttore di Legambiente Puglia. Non possiamo permettere nuove colate di cemento che devastano le zone, condannano il settore del turismo e mettono a repentaglio aree già sottoposte a rischio idrogeologico.